Nella Bibbia ci sono molte figure di profeti. Alcuni sono riconosciuti profeti dalla stessa Bibbia, però non hanno scritto dei libri specifici. Per esempio, il profeta Natan fu un grande profeta. Fu quello che ebbe il coraggio di andare a rinfacciare a Davide il suo peccato di adulterio e di omicidio. Così il profeta Samuele fu un grande profeta, ma non scrisse niente. Abbiamo sì due libri che si intitolano Samuele, ma non sono stati scritti da lui. Così c'è un profeta di nome Gad, di cui non si ha nessuna notizia, e tanti altri. Di alcuni profeti invece abbiamo testimonianza di scritti particolari. Per esempio il profeta Isaia, addirittura abbiamo tre libri che non sono di un profeta solo, ma sono di tre profeti diversi in epoche diverse, però i loro tre libri sono stati accorpati e sono tutti sotto il titolo del libro del profeta Isaia. Geremia ha scritto un libro tutto suo, Ezechiele ha scritto un libro tutto suo. Poi noi consideriamo profeta pure Daniele, però negli antichi testi ebraici della Bibbia Daniele non viene considerato un libro profetico, ma un grande profeta, perché ha scritto delle cose meravigliose predicendo anche i tempi futuri. Poi ci sono addirittura 12 profeti che vengono chiamati profeti minori. Perché si chiamano profeti minori? Perché non hanno raggiunto i 18 anni? No, si chiamano profeti minori perché i loro scritti sono più brevi di quelli degli altri quattro, che sono più lunghi, ma non sono minori nel senso che sono meno bravi o meno acuti o meno capaci di annunziare la parola di Dio. All'inizio del numero dei 12 profeti ci sta il profeta Amos. Chi era? Amos era un profeta che non faceva il profeta, faceva il contadino e il pastore. Direte voi, era contadino o era pastore? Al giorno d'oggi in genere chi è pastore non è contadino e chi è contadino non è pastore, ma a quel tempo non era così. A quel tempo un pastore poteva avere anche un gregge di 100 pecore e contemporaneamente poteva avere degli appezzamenti anche piccoli di terreni che si coltivava e produceva anche della frutta. Tant'è vero che Amos era un pastore che pascolava le pecore ed era anche un contadino che non aveva però terre sue. Diciamo, lavorava a giornata. A volte capita che parlo con degli amici, l'altra volta mi telefonava una signora, dice: mio marito è in Sicilia, lei era a Milano, mio marito è sceso in Sicilia perché c'è la raccolta delle pesche e delle albicocche e per ora è a Bivona per la raccolta delle pesche. Ci siamo solo, come dire, operai stagionali. Amos era un operaio stagionale ed era un raccoglitore di sicomori, che stagolo. Dalle nostre parti non ce ne sono alberi di sicomori, però quando sono andato in Terra Santa la guida ci ha fatto segnalare degli alberi di sicomori, un albero che dà dei frutti buoni da mangiare, ma che dalle nostre parti non ci sono, non esistono. Si vede che il commercio non è tale da
essere conveniente un trasporto da una zona all'altra, mentre altri tipi di prodotti, tipo gli agrumi, i mandarini siciliani, una volta erano famosi in tutto il mondo, ora siamo stati soppiantati dai produttori della Spagna, di Israele e di altre parti del mondo. E quindi era un raccoglitore di sicomori. Però a un certo punto il Signore lo chiamò. Non so se ieri siete stati a messa. Messa di ieri, nella prima lettura, si parlava del profeta Eliseo, che era un contadino, un grosso proprietario terriero. Figuratevi che quando il profeta Elia lo andò a raggiungere nella sua tenuta, stava arando un pezzo di terreno con 12 paia di buoi. Quindi vedete su terreno quanto doveva essere grande. Io mi ricordo quando ero bambino che con mio papà andavamo in campagna ad arare il terreno, però avevamo un mulo. Con un mulo mio padre metteva dietro il mulo un aratro piuttosto piccolo. Quando però si metteva in società con mio zio, fratello di mia madre, mettevano insieme il mulo di mio zio e il mulo di mio padre. E allora prendevano un aratro più grande, con il vomere più esteso. Il vomere, per chi non lo sapesse, è la lama che taglia, è appunto una lama appuntita che taglia il terreno, e mentre, diciamo così, le bestie camminano, l'aratro viene tenuto da parte del contadino, che scava sul terreno e spuntano i solchi. Naturalmente, con le tecniche moderne, ormai abbiamo i trattori che hanno dei vomeri molto grossi, e quindi il terreno viene ribaltato in maniera più profonda e naturalmente la produzione può essere più profonda. Eliseo aveva davanti a sé 12 paia di buoi che aravano il terreno. Quindi doveva essere un grosso proprietario terreno. Il profeta Isaia gli gettò il mantello e lo chiamò a fare il profeta. E lui lasciò tutto quello che stava facendo, addirittura ruppe, diciamo così, il giogo, che era un'asta che si metteva sopra le bestie per poter trainare l'aratro. Con quell'asta cosse della carne, fece mangiare tutti gli operai, dopodiché si congedò e cominciò a fare il profeta. Amos invece fu chiamato da Dio per andare a predicare. Dove? In una zona dove non era mai stato. Lui era della Giudea, lo mandò a predicare in Samaria, al nord. C'era un altro regno, un altro re. Figuratevi come se, per esempio, un prete di Palermo o un contadino di Palermo fosse chiamato da Dio ad andare a predicare a Milano, a Torino, a Bologna, a Verona, queste città famose, diciamo così, per le loro mercanzie e per le loro industrie. Giustamente, vedendo quello che diceva, perché, diciamo, la scena quasi quasi li insultava. In che senso li insultava? E diceva la verità. Tu, Israele, cioè questo regno che tu pensi che sia un regno importante, che in quel periodo Israele era ricco, aveva dei grossi commerci con la Fenicia, con la Siria, con la Grecia, quindi prosperava da un punto di vista di soldi, era ricchissimo. Il palazzo del re era pieno di oggetti di avorio. L'avorio, voi lo sapete, che è un materiale molto pregiato. L'avorio è, diciamo così, un materiale che viene tratto dalle zanne degli elefanti.
naturalmente ci sono degli artisti che lo lavorano e fanno dei rivestimenti di pareti o di porte o di oggetti di vario genere. Quando ero tempo fa in servizio più attivo alla chiesa di San Giovanni, mi avevano regalato un crocifisso di avorio che io avevo messo sopra l'altare, ma poi vennero i funzionari della soprintendenza e mi dissero che il crocifisso non poteva essere spostato da una chiesa all'altra e ho dovuto sostituirlo. Era un crocifisso molto bello, di grandissimo pregio, che era stato fabbricato nel 1700 di avorio. Ora, le case dei grandi, diciamo, notabili del Regno di Israele erano case dove l'avorio era abbondante. È come se voi entrate in una casa e vedete lì un orologio d'oro, lì un oggetto d'oro, lì vedete la padrona di casa che c'ha orecchini d'oro, anelli d'oro e tutta una serie di oggetti preziosi. Giustamente uno se ne accorge subito, senza in una casa di Recone o entra a casa mia, insomma, io la tengo, non dico aperta ma quasi, perché si può aprire facilmente, usando con la linea, quindi siamo pienamente liberi di camminare come vogliamo. Quindi erano case ricche. Però il profeta che cosa notava? Notava che queste ricchezze venivano, diciamo, accumulate col sangue dei poveri. Mi pare che il mondo è stato cattivo come oggi soltanto, oggi no, sempre così è stato. Sempre i ricchi hanno approfittato dei poveri, sempre, sempre, sempre. Guardate che dice: si stendono vesti prese come pegno. Addirittura al giorno d'oggi c'è il Monte di Pietà, ancora funziona il Monte di Pietà. Pare che tu non sai parlare. Una volta funzionava di più, perché c'erano per esempio delle donne o anche degli uomini che davano impegno, per esempio, degli oggetti d'oro, quelli li pagavano con i soldi, quando a poco potevano riscattare, li andavano a riscattare le cose d'oro. Ora, a quel tempo c'era pure una specie di panca in cui si ricevevano non soltanto gli oggetti d'oro, ma le vesti, i mantelli, le scarpe, a secondo quello che era, che potevano valere. Un paio di scarpe, per esempio, che valeva, che so io, 30 denari, va bene, lo consegnavano, gli davano 30 denari, però quando li restituivano non gli davano tutti e 30 denari, gliene davano 20, e là il Monte di Pietà, la banca, diciamo così, ci guadagnava. E dire, come si chiama, hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. E presso a poco, come quando al giorno d'oggi c'è qualcuno che dice: sono pagato, ma come mi pago? Con un piatto di pasta. Per dire che allora, al giorno d'oggi ci sono persone che lavorano per 4 ore al giorno, 4 euro all'ora, lo sapevate questo? Poverini, non hanno dove andare, non hanno cosa fare. Conosco un amico mio che lavorava in un ristorante niente meno 12-13 ore al giorno e lo pagavano con 20 euro. A un certo punto ci ha rinunciato, dice: io mi vado a fare un sabato, una domenica in un ristorante e mi danno 100 euro e sempre che ho sali chi tu che mi lunano lavorando 12 ore al giorno, ci siamo. C'è troppo approfittamento. Questo perché si verifica? Perché coloro che governano la nazione, che dice che siamo in un paese democratico, come in questa democrazia ancora l'hanno visto, ci siamo, anziché intervenire e dire: ma che cosa stai facendo, ma perché paghi l'operaio così poco, o che cosa sta succedendo, non intervengono e ognuno fa quello che vuole e ognuno guadagna sulle spalle e sul sangue del povero. Questo si verifica oggi e si verificava niente meno nel 760
o 780 avanti Cristo. Preciso, il mondo non cambia mai. Giustamente il profeta nel nome di Dio rimprovera quelli che agiscono così. E naturalmente la reazione qual era? La reazione era quella di dire al profeta: vattene a lavorare alla campagna, va fa o procurare, va, noi non abbiamo bisogno delle tue profezie. E il profeta invece, diciamo così, lamentava questo atteggiamento di ripudio della sua azione, della sua parola, di quello che le sue scelte. Questo ci fa capire che altro è la parola di Dio, altro è come noi ci comportiamo nella nostra vita. Ma la parola di Dio continuamente noi l'abbiamo davanti ai nostri occhi per tenerne conto e agire secondo come ci insegna la parola di Dio.